Siete qui per venerare, guardare e accogliere l'invito di un santo, San Pio da Pietrelcina, che in questo luogo ha celebrato l'Eucaristia, ha testimoniato con la sua fedeltà, con il sangue, la sua fedeltà alla chiamata di Cristo Gesù. E allora questa mattina lasciamoci guardare da Gesù. Non abbiamo paura, fissiamo i suoi occhi, ci trascineranno in un'avventura che parte dal giorno del nostro battesimo e che deve continuare. Un'avventura che ci dà gioia, che dà senso alla nostra esistenza, ci libera dalle nostre paure, perché non siamo soli, perché abbiamo la forza di questa Eucaristia. Chi mangia la mia carne ha la vita. Il miracolo che accade in ogni Eucaristia. Mangiamo il corpo del Signore. Che grande miracolo. Lui in me, io in Lui. E allora celebriamo l'Eucaristia, rendimento di grazie per tutti questi santi doni, e chiediamo il sostegno e l'intercessione di San Pio, perché la chiamata che da sempre accompagna la nostra vita sia quella che continua a scandire i nostri passi al seguito di Gesù, per annunziare al mondo che Lui è il Signore, che Lui è via, verità e vita per ciascuno di noi.